Ciao a tutti ragazzi, qua ZW Jackson e quest'oggi siamo con un video particolarmente diverso. A parte che c'è un ospite ragazzi che penso che già tutti conosciate ed è Seekwolf. Buonasera a tutti, buonasera, buongiorno, poi dipende quando metti il video Sì, perché se dipende. Comunque, quest'oggi sarò qui sia sul mio canale che appunto poi sul suo canale per questa sfida. Praticamente abbiamo creato entrambi 5 immagini, però queste immagini sono abbastanza strane perché abbiamo utilizzato le bandierine delle nazioni, appunto dei giocatori delle nazionalità, per provare a far indovinare all'altro la squadra. Quindi, non lo so, tu ci sei? Sei pronto? Sono pronto a perdere, voi vediamo. Ma vediamo, ovviamente ragazzi faremo appunto una sfida sul mio canale e poi per vedere anche l'episodio 2, diciamo il continuo di questa sfida, ragazzi passa dal suo canale, Seekwolf, comunque lascerò tutto il link in descrizione. Quindi adesso ragazzi io manderò la prima immagine a Seekwolf, ovviamente provate anche voi a lasciare qua sotto nei commenti, non lo so, il vostro parere, provate anche voi a indovinare ovviamente. E ragazzi fate il tifo, Per ovviamente, me, per chi vi sta più simpatico, no, scherzo, però ragazzi, ovviamente tifiamo mamma mia, l'ospite. sono in attesa. Che ansia. Allora, ti mando la prima, ti mando, e questa qua la indovinerai Ma proprio devo dire in anche i 5 giocatori. Ecco, secondi, arrivato. dai. Vabbè, Guarda, questa è se la vuoi mia, questa è la dillo, mia. se Questa è proprio la vuoi, mia, vabbè, Alisson. Manolas, Fazio, Juan questa... Jesus, Kolarov, De Rossi, Strootman, no, De Rossi, Pellegrini, Nainggolan, a destra Florenzi, Schick e Edin Dzeko, che poi è quella che ha giocato nel Barcellona probabilmente, forse. Boh, io a dirti la verità, Sì, queste pure io. formazioni le ho prese un po' facendo un po' di Questa miscugli su è la diretta.it, mia, non mi questa è la paga mia. diretta.it, però vabbè, questa era abbastanza facile, quindi il primo punticino per Seekwolf, se lo prende così facilmente. Adesso arriva la seconda, che, oddio, è facile, però sai com'è? Sai com'è? Vabbè, te la sto Ok, allora mandando. arrivata mi è Eccola qua, arrivata. ti dovrebbe essere arrivata. Ah, Allora, già il beh, le fatto che bandierine non ovviamente le parti riconosco tutte. subito è buono, è buono. Forse la so, però voglio un attimo valutare. Perché allora io credo. Allora, Ci stai pensando, eh? aspetta. Allora, il trequartista, non so perché, dovrebbe essere De Bruyne. E il centravanti Aguero. Il Manchester City? È il Manchester City. No, lo sai, mi ha messo fuori strada. Infatti voglio chiederti chi è. Ma il terzino Esatto, sinistro ucraino? esatto. E È no. quel giovane che tipo sta giocando adesso. Sai che anche io quando volevo, io volevo fare il City perché boh, mi piace come squadra. E ho detto, boh, chi è sto terzino qua? Però ho scoperto che è un giovane che sta giocando titolare perché mi sa che si sia rotto qualcuno. Mendy può essere. No, perché calcola che appena l'ho visto ho detto, vabbè, questo è il Manchester City. Poi ho visto il terzino ucraino, ho detto, strano, però mi dovrebbe venire in mente così, cioè, un giocatore ucraino così fa. No, vabbè, però questa era tosta, però 2-0, 2-0, 2-0. 2-0, 2-0, ragazzi, dai, l'hai 2-0. indovinata anche velocissimo, 2-0. velocissimamente. Mamma mia, ragazzi, top player. È in forma, ragazzi, Questa però era Sick. quella super facile e Vabbè. quella facile, ora c'è anche quella media, quella. No, vabbè, cioè, il City io non pensavo fosse così No, difficile. Vedere lì quel tridente offensivo, ho detto, la indovinerà subito anche questa. Comunque adesso ti mando la terza, appena trovo un attimo. Eccola qua. vabbè. Ecco Vai, la ti ho inviato terza. anche la terza. Azzo, allora. Questa non è semplice, eh. Allora, è europea, cioè non è italiana, ovviamente. Cioè, potrebbe anche essere italiana, ma No, non è non è italiana l'Inter. perché non è l'Inter. E l'unico portiere sloveno in Italia è quello dell'Inter. Allora. Facendo un ragionamento, potrei intuirlo dai centravanti. Anche se probabilmente tu hai fatto qualche impiccio là mettendomi un centravanti dietro No, l'altro io non ho per fatto nulla, confondere. non ho fatto nulla. Non ha fatto nulla. Allora, la squadra potrebbe essere spagnola perché ci sono tante bandiere spagnole. Ah, ho capito, è l'Atletico Madrid. Bravo, Ho capito, è bravo. l'Atletico. Avevo paura perché per il terzino destro, poi in realtà ho E chi capito. è? E Per ora chi è il terzino destro? Vai, è facile. è
è Versalico. Bravo, bravo. È Versalico. No, no, perché inizialmente non l'avevo capito. No, però non era facile. Sai cosa? Ti aiutava il portiere. Ti aiutava un po' il portiere. Anche il centrocampo, tutti gli spagnoli, ho detto, capirà che comunque è una squadra spagnola. Però dai, ci sei arrivato bene anche in questa. Ma hai messo Griezmann trequartista, mannaggia a te. No, è un 4-4-1-1 con Griezmann seconda punta. No, però mi ero intrippato perché cioè, mi sono fatto tutti i calcoli. Ho detto no, non è possibile Griezmann. Poi è vero, giocano così. Mazza, sono forti però, i centrali uruguayani. Eh sì, Jimenez e Godin. Comunque quando vuoi te ne invio una che vediamo se la indovini. Vai, questo è un po' difficilozzo. Tre punti, è arrivato il momento. Porco tutto. Allora. Ah, questa ci può arrivare perché ci può arrivare, però comunque un po' più difficile. Allora. Dovrebbe, la logica dovrebbe essere inglese, a meno che non abbiano creato una colonia inglese. Allora, il Manchester City non è, lo United non è, l'Arsenal non è, no, il Liverpool non è. Allora, aspetta. Ti sto aspettando. Ce l'ho. È il Leicester. Cazzo. È il Leicester. È il Leicester, ragazzi. Smigol in porta. Il giamaicano. Il giamaicano è Morgan. Morgan. È giamaicano. E destra c'è Marez. Infatti, da lì dovevi capirlo, da Marez. Perché c'è solo lui, diciamo, come esterno destro abbastanza forte. No, diciamo, mi ha messo in strada invece il fatto che ci fosse un difensore centrale giamaicano. Sì. Sì, perché conosco Morgan. Bella roba, però. Ma il portoghese chi è? Il portoghese, aspetta un attimo che devo andare a cercare anche io, perché diciamo che le stavo già preparando da un po', adesso te lo dico subito. Adrian Silva. Adrian Silva, è vero. Quello preso dallo Sporting. Il giapponese è Okazaki, ovviamente. Okazaki, esatto, sì. Ecco ragazzi, scusate un attimo l'attesa, però. Vabbè, comunque, 4 su 4 sequel, sì. Vediamo se adesso riuscirai a fare l'unplay in 5 su 5, te ne sto mandando una che questa proprio al 90% non la indovini. Vediamo. Vai. Al 90% non la indovino. Cattivo. Non la indovini. Cattivo. Prima impressione? È tosta. Prima impressione è molto, è tosta. Molto tosta. Ok, okay, allora, vediamo. Quello che posso pensare inizialmente è che non so di che nazionalità sia la squadra, che può essere veramente anche turca per quanto mi riguarda. Però il fatto che ci sia un italiano in avanti, insomma, dai, allora, pensiamo. Non è facile. Poi chi cavolo è l'egiziano sulla fascia? Allora aspetta. Occhio perché. Aspetta un attimo. Questa può essere anche non egiziano, eh? Aspetta un attimo. Allora, la mediana. Studiamo la mediana. Mi intriga la mediana. Allora c'è un ivoriano, un croato, due ciechi e quello tipo un siriano, qualcosa del genere. Sei lì, eh? Oddio. Oddio ce l'ho. No, ce l'ho, non ci posso credere, coincidono tutti. Ce l'ho ragazzi. Ce l'ho, è l'Udinese. Ma dai, ma come cazzo è l'Udinese? Bizzarri, Samir, Nuitnik, Danilo, Fofana. Cioè. Fofana. che cazzo. Fofana. Come si chiama? Il Jankto. Il croato chi cazzo è? Berkic tipo. Berkic, esatto, quello, sì, quello lì. L'altro cieco è. Vabbè, a sinistra ci sta quello là, Ali Adnan. Iracheno. E dalla parte opposta c'è. Non so chi sia il terzino. E davanti c'è Lasagna e Maxi Lopez. Mamma mia, ragazzi, ho preso pure l'Udinese. Non ci posso credere. Cioè. Io voglio sapere quanti di voi che state guardando adesso questo video l'avevano capito prima di me. Ma è tosta, ragazzi, è tostissimo. Cioè, ragazzi, con un italiano mi va a prendere l'Udinese. È tostissimo, ragazzi. Fate complimenti qua sotto nei commenti a questo ragazzo, perché 5 su 5, pure con quella difficile, ho detto, la indovini al 90% non la indovini. E l'hai indovinata, ovviamente. Mamma mia, ragazzi, è andata benissimo. 5, cioè, adesso io cosa devo fare? Devo fare altri 5 su 5 per un pareggio? Per uno spareggio, cioè, futuro. Cioè, vabbè, ci proveremo, ragazzi. Io ringrazio ancora Sequolf e ovviamente passiamo adesso sul suo canale per vedere, diciamo, le mie di
di squadre indovinate, anche se penso che non saranno mai 5 su 5, però ci proveremo. E niente, io vi dico una cosa molto importante, lasciate tantissimi mi piace qui sotto se volete una futura collaborazione, magari livello super difficile, cioè le squadre di medio-bassa classifica del mondo. Vai, dai, proprio dai. Tipo campionati lì che solo Sequel capisce e sa la formazione a memoria ovviamente. Tu il campionato cinese. Esatto. E niente ragazzi, ci vediamo subito sul canale Sequel. Ciao!